E continua la nostra 3 giorni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i numeri del sommerso in questo servizio di Marco Innocente Furina. Lavorare in nero vuol dire lavorare senza regole, senza contratto, senza orari, senza sicurezza. Significa affidare la propria e l'altrui vita ai capricci del caso. E non è tuttavia attribuibile totalmente al caso quello che è accaduto a Crotone la settimana scorsa. Pochi giorni prima che i due operai perdessero la vita, l'ispettorato del lavoro della città pitagorica aveva diffuso i risultati di una sua ispezione, col senno di poi ancor più clamoroso. Eccoli, il 93% dei cantieri sottoposti a controllo nel primo trimestre 2018 erano risultati irregolari. Cantieri non sicuri mettevano nero su bianco gli ispettori 2 settimane prima del crollo del muro di contenimento del lungomare per rischi di sprofondamento e di seppellimento negli scavi. Parole tragicamente profetiche e ancor più tragicamente restate sulla carta. 2 settimane dopo le lacrime, le accuse, gli impegni sempre tardivi. Eppure nel verbale dell'ispettorato, Cassandra suo malgrado, c'era già tutto: 15 cantieri, 25 imprese complessivamente ispezionate, due delle quali addirittura prive di iscrizione alla Camera di Commercio e di posizioni assicurative e previdenziali, 10 lavoratori risultati completamente in nero, un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, percentuali di nero che per alcune ditte superavano il 20% della forza al lavoro, un'illegalità che si fa fatica a credere confinata ad una sola provincia. E infatti i dati dell'INAIL, l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro per la Calabria, confermano un preoccupante incremento degli incidenti. Cosenza e Reggio, le province con più feriti, più colpiti gli uomini delle donne, specie nella fascia di mezza età, e tra le categorie a rischio non solo i tradizionali lavori pesanti come l'edilizia, ma anche il terziario, con un picco nell'assistenza sanitaria. Ma la realtà è ben più amara, perché i numeri ministeriali necessariamente tacciono di quel mondo sommerso, il più a rischio, che sfugge alle statistiche ufficiali e di cui ci si accorge solo in occasione di eventi tragici, le morti bianche, appunto, morti che in realtà sarebbe giusto chiamare col loro vero nome, omicidi sul lavoro.